macchina per certi versi del dopodomani, quella che al sabato adopererai per andare in giro, come quello che prende la motonaglia della Superbike e l'adopera per andare, non per andare a spostarsi da un posto all'altro per andare a lavorare, no, quella lì è la macchina che adopero quando voglio andare a divertirmi. Ciao amici, benvenuti a questo nuovo video. Oggi mi trovo qui a Varano dei Melegari in un'azienda per me molto molto importante e vi presento lei. Esattamente la Dallara, e oggi proverò lei, la Dallara stradale, il primo gioiellino che hanno creato appositamente per uso stradale. E ci sarà con me il buon Daniele, che è responsabile del progetto Dallara stradale, che ci spiegherà velocemente un po' che macchina stiamo parlando. Due numeri per spiegarti. Vai. La macchina. Il peso della vettura secco 855 kg, 400 cavalli, ci aggiungo 500 Nm di coppia. Immagini messi insieme e insieme all'aerodinamica, è l'ultimo numero che ti do, 820 kg di downforce alla top speed di 280. Io in pista l'ho già provata, troverete il video qui sotto, però il buon Daniele mi ha consigliato di provarla per strada, perché mi ha detto non è solo una macchina per pista, ma è una macchina che si comporta anche bene per strada. L'emozione è incredibile dopo che l'hai guidata in pista, ti aspetti le performance, ma è incredibile la soddisfazione e il divertimento per strada. Quindi adesso mi convincerai a comprarla? Assolutamente sì. E possiamo dire che ci sono quattro macchine in una? Assolutamente sì. La macchina è nata barchetta, quindi completamente aperta, super light, ottima per la pista, però aggiungendo questo oggetto, il canopy, puoi avere col parabrezza, quindi spider, con il T-frame, quindi targa, e poi puoi aggiungere anche le porte. L'operazione di togliere le porte è un'operazione di qualche minuto, l'operazione anche di qualche minuto per togliere il T-frame. Quindi puoi girare chiuso, puoi girare aperto, la macchina è pensata per essere flessibile al massimo. Ok, oggi la usiamo chiusa. Oggi la usiamo chiusa per il freddo. Ok, andiamo. Sei già in mappa sport, quindi hai full power, full torque. Okay. E di indole, sì, esatto. Ok, il freno devo un po' capirlo. Sì, due frenate, ci sei. Perfetto. Adesso sei in modalità manuale, quindi significa paddles, sei tu a comandare tutte le cambiate. Ovviamente c'è l'antistallo e l'anti over rev, quindi vai tranquillo. La domanda, il commento che sarà più frequente in questo video qua sarà: ma la porti il time to push oppure no? Quindi prepariamoci. Perché la macchina. Dove andiamo? Vediamo qua a destra, ci infiliamo in quella strada stretta, attraversiamo il paese di Varano. Tra l'altro questa è la prima macchina al mondo che ha il parabrezza in policarbonato, perché noi siamo maniaci, sì, della riduzione del peso, e da qualche anno si può fare di avere il vetro anteriore non in cristallo ma in policarbonato, solo che nessuno ha avuto il coraggio di farlo perché è molto complicato riuscire a omologarlo. Noi siamo riusciti a farlo, probabilmente inconsapevoli del fatto che fosse così complicato, ma ci siamo riusciti. E questo ci ha portato a togliere 6 kg. È molto dosabile. Sì, la macchina, come vedrai, si guida, se vuoi, tranquillamente. Che per strada si deve andare piano, ragazzi, quindi mi raccomando, assolutamente sottoscrivo, volete correre andate in pista, questo ve lo dico sempre. Lo sterzo è bellissimo, è logicamente un po' più corsaiolo rispetto a una miraglia, però ti fa sentire proprio l'inserimento diretto, bello. È uno sterzo ormai, secondo me, a cui moltissimi di noi non siamo più abituati, perché con questo peso ti puoi permettere di avere uno sterzo completamente meccanico, senza assistenza di nessun tipo, perché la macchina è leggera, altrimenti sarebbe troppo pesante, e questo ti mette in connessione completa e diretta con gli pneumatici. Tu senti esattamente cosa sta facendo la gomma. Cioè, mi sa proprio di monoposto. Esatto. Cioè, io ho corso con tante monoposto vostre e vi dico che è quella, cioè proprio quello che tu senti sulle ruote lo senti anche sul volante, quindi è quello. Posso dirti che c'è tantissimo delle nostre monoposto su questa macchina, ma tantissimo, molto di più di quello che si possa immaginare. Vabbè, comunque Dallara stradale, quindi è un nome che associa due nomi nello stesso momento: Dallara, che è l'eccellenza per le corse, che ha costruito, esatto, una marea di macchine, non so neanche quali elencare, dalla Indy alla Formula 3,
e stradale che vorrebbe una macchina, vuole una macchina per uso quotidiano. Esatto, questo era l'obiettivo di questa macchina. Ci abbiamo messo tanto delle corse in questa macchina, insieme a renderla stradale in tutti i suoi aspetti, ma delle corse prende quanto siamo stati maniaci della riduzione del peso, quanto carbone abbiamo utilizzato nella macchina. Tantissimo. Pensa che tantissimi componenti che non vedi sono fatti in carbonio, staffe, staffettine, micropassaggi, il poggiapiede, la leva per regolare il piantone, perché ossessionati dalla riduzione del peso. E questa però, diciamolo, è la fortuna vostra che fate tutto voi. Sì. Sì. Perché forse è questo che vi ha permesso di fare una macchina così, tra virgolette, low budget per quello che è. Esatto. E la macchina costa? La macchina ha un prezzo d'attacco di 160.000 euro, IVA esclusa, sulla versione parchetta, ovviamente nella configurazione iniziale. Poi un'altra cosa che mi cade subito l'occhio, l'accessibilità a tutti i comandi sul volante. La macchina è stata pensata per essere completamente driver oriented, quindi completamente sul pilota, avere l'accesso immediato a tutto, non ci sono le devio guida e tutti i controlli sul volante. Noi purtroppo siamo abituati, o purtroppo per fortuna siamo abituati ai volanti motorsport e abbiamo completamente tenuto quella filosofia anche sulla tana stradale. E anche tutto il cruscotto digitale che ti fa vedere tutto il minimo indispensabile, quello che si vede nelle macchine a corsa. Quindi conta chilometri, conta giri, marce molto visibili che è importante in pista, conta giri, collimatore, temperatura acqua, temperatura pressione olio e bar, perché parliamo di una macchina turbo. Esatto. L'altra cosa che è combinata al peso è l'aerodinamica. L'architettura aerodinamica della macchina è quella di una macchina da corsa. No, quello mi ha spaventato, perché io ho provato a Cremona e nel curvone, sai, quel curvone veloce a Cremona, ho sentito davvero la macchina a corsa. Ho detto, la macchina sta giù tanto. Io avevo provato in modalità con l'ala. Esatto. E la macchina era completamente schiacciata al terreno, quindi lavorava tanto il downforce, generava tanto downforce, e quello ti aiuta a essere molto molto efficace anche nei curvoni veloci. Beh, coppia, giri, motore non ne prende tantissimi, però di coppia ne ha. Ha una gran schiena. Cioè, è pronta. Subito pronta lì. Già dai 2000 giri sei praticamente con la coppia massima disponibile su 500 Nm, che è un numero comunque impressionante, soprattutto correlato al peso, e questa coppia dura fino a 5000, quasi 500 giri, quindi sei sempre piatto, hai sempre una grandissima accelerazione, poi se combini la leggerezza, una buona gomma e una buona sospensione, hai sempre tanto, ma tanto grip sull'assale posteriore, sempre. Bella, bella, bella. Mi sa proprio di essere in un prototipo, un LMP2, cioè quella è la situazione. E ti dico la verità, che adesso dopo un po' di minuti, decine di minuti che stiamo guidando, ti devo dire la verità che il sedile è comodo. Non è quel rigido da non riuscire a fare uno spostamento. Magari io, sinceramente, Milano, Catania, non lo farei. Però viaggi da 3-4 ore, secondo me non ti pesano così tanto. Noi durante lo sviluppo ci siamo divertiti, abbiamo un po' messo sotto pressione i nostri piloti collaudatori. Abbiamo utilizzato molto la pista di Nardò, che è in Puglia, e gli abbiamo chiesto di fare dei viaggi da Parma, da Varano de Melegari fino alla Puglia, andata e ritorno, per vedere la comodità e il comfort. E devo dirti che ci abbiamo lavorato per migliorarla e alla fine riuscivano a fare il viaggio tranquillamente. Ma no, ma infatti il sedile sarà che è bello rivestito, bello imbottito, quindi sta bene. Anche la posizione di guida, ti ripeto, essendo anche alto, non sono così scomodo. La macchina comunque non è grande, quindi siete riusciti a ottimizzare tutto per avere il massimo della comodità. Bravo ingegnere, sempre complimenti all'ingegnere Dallara. L'ingegnere, come lo chiamiamo noi, da noi è l'ing. Queste strade le abbiamo usate tantissimo per fare lo sviluppo, erano molto utili per noi perché piene di curve, anche abbastanza sconnesse, il che ci consentiva di lavorare sia sul comfort verticale sia ovviamente sull'ottimizzazione della prestazione laterale. Diciamo che è un prototipo facile, alla portata di tutti. Bravo, perché è uno dei target che avevamo. Questo mi aveva anche un po' colpito per l'uso in pista, che era molto facile. Magari può essere una lamentela da parte di un professionista che vuole la macchina difficile, perché lo sappiamo tutti che la macchina difficile è quella efficace in pista. Però posso aggiungere una cosa?
abbiamo scoperto, ovviamente abbiamo lavorato anche con piloti super professionisti, i nostri due piloti di sviluppo sono due iper professionisti, ricordiamo Marco Picelle e Loris Bicocchi. Velocissimi. Succede che è una vettura che cresce con te, cioè se il tuo livello è un livello in cui cominci ad approcciarti con oggetti che hanno queste prestazioni, lei ti segue abbastanza per il tuo livello. In realtà proprio l'effetto della downforce che dicevi prima permette di spostare l'asticella anche a un livello dove solo un professionista può arrivare. Questa è un'altra cosa, un altro dettaglio su cui abbiamo concentrato molto l'attenzione. Infatti mi ha fatto venire in mente questa cosa qua, che quando l'ho provata a Cremona io mi ha dato velocemente e rapidamente alle macchine, alle frenate, ai punti di riferimento, e mi ricordo che ci ho messo un po' ad adattarmi ai punti di frenata, perché la macchina io non credevo quanto potesse frenare, che potesse frenare così tardi, io non ci volevo credere, perché comunque la macchina stradale è quello, quindi è la verità, mi aveva proprio spaventato. Infatti andate a vedere il video se non l'avete visto, perché sono rimasto scioccato. Poi l'aveva provata anche Blink. Però prima di tornare in azienda, perché adesso andiamo in azienda dall'altra parte, parliamo un po' di numeri. Quante macchine avete prodotto e quante macchine pensate di produrre ancora? Il progetto è nato sin dall'inizio con l'idea di costruire e di vendere soltanto 600 vetture, quindi numero limitato. Ciascuna macchina ha un numero, quindi non ci sono doppioni, quindi quelle 600 sono assolutamente uniche ed esclusive. E la numero 1 è di? Secondo te, dell'ingegner Dallara. E quindi questa è una cosa prestigiosa per tutti i possessori di Dallara, perché hanno una delle 600 vetture messe in produzione. E domanda che secondo me sarà difficile da rispondere: dopo questo progetto? Questa è la prima Dallara che può avere una targa che è omologata per la strada, il primo oggetto stradale, e il futuro vedremo. Non si sa e non si può dire ancora nulla. Va bene, andiamo, torniamo. Giro e test terminato, quindi ringrazio tantissimo Daniele e logicamente Dallara che ci ha permesso questo bellissimo video. Quindi fateci sapere voi cosa vorreste vedere, perché adesso arriva il bello. Andiamo a parlare con l'ingegnere Dallara, che vedrete nel prossimo video. Quindi vi lascio il link qui sotto di Dallara, saluto Daniele, saluto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!